E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui voglio spiegarvi come entrare nel raid Cripta di Pietrafonda e completare quindi lo step introduttivo degli Astori. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Detto questo, iniziamo. Startata l'attività dall'icona in alto a sinistra su Europa, spawnerete nel Vespro e dovrete uccidere le due guardie che vi bloccano la strada. Fatto ciò, si aprirà un portellone. Entrate e seguite il percorso finché non vi ritroverete in una stanza con 6 barracuda. Qui potrete notare in basso a sinistra il modificatore al riparo dalla tempesta. Questo perché non appena uscirete dalla cupola, la tempesta inizierà a congelarvi, dandovi il modificatore gelone che aumenterà con il tempo, fino ad uccidervi non appena arriverà per 10. In sostanza lo step è quindi molto simile alle lanterne di Crota, dovremo quindi passare di cupola in cupola fino a raggiungere la porta finale. Iniziamo quindi a vedere il percorso per le prime cupole, dove non ci saranno nemici ad infastidirvi. Fate però attenzione perché durante la strada ci saranno delle mine stordenti pronte a rallentarvi per farvi perdere tempo. Per la prima cupola andiamo a sinistra e manteniamola costantemente. Ci saranno due burroni da saltare, quindi siete sicuri di avere abbastanza velocità quando siete sul ciglio, ma il percorso è abbastanza lineare. Entrate, aspettate che il gelone torni a zero e spostatevi poi a destra per raggiungere la prossima cupola. Attraversate il crepaccio e a questa roccia girate a destra per evitare la mina. Salite sulla sporgenza e buttatevi sulla destra. Qui dovrebbero comparire i primi nemici. Tenete presente che non è obbligatorio eliminarli. Io per esempio in questa run che vedete non ho pulito per niente essendo da solo. In 6 però non vi creeranno difficoltà e converrà quindi eliminarli per evitare di esplodere con gli Astori. D'ora in poi le cupole si allontaneranno sempre più l'una dall'altra. Se quindi non ritrovate la strada, cercate le torce disseminate lungo il percorso che ve le indicheranno. Per la quarta cupola uscite sulla destra, passando in mezzo a queste due rocce e continuate dritto per dritto. Per la prossima uscite sulla sinistra e andate avanti fino a che non vedrete la torcia, stando attenti alla mina sulla destra. Qui dovrete saltare qualche burrone, mantenetevi sempre sulla sinistra però e vedrete la cupola in lontananza. Pulito tutto e azzerato il gelone, uscite da dove siete entrati e andate a sinistra verso la torcia. Continuate dritti e superata la seconda torcia passate in mezzo a queste due rocce per andare a destra e usare questa rampa per entrare nella cupola. Per la prossima dovrete uscire dal lato opposto da cui siete entrati e entrare nel tunnel sulla sinistra. Alla torcia andate ancora a sinistra, poi subito a destra e ancora a destra. Fatto ciò avrete raggiunto l'ultima cupola e vi basterà avvicinarvi alla porta per aprirla. Continuare sul percorso e passare al primo vero step la cui guida uscirà in giornata. Quindi ragazzi io spero che il video vi sia stato utile e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E detto questo noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.